Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul mio canale Pisciaiolo dal 1919. Ragazzi, oggi siamo qui tornati per un nuovo video. Avete passato delle belle feste, me lo auguro per tutti voi. Queste feste natalizie, questi 15 giorni di feste, spero davvero con tutto il cuore che li avete passati al meglio. Ragazzi, oggi siamo tornati qui sul mio canale per commentare, diciamo la, non è che si è chiuso benissimo il video sul canale lì con il commento sulla partita, praticamente una partita incredibile, va bene, diciamo che non si è concluso al meglio proprio. Non è l'ultimo video, non è che è stato questa meraviglia, però cioè, ci stava a fare un video sfogo proprio per lamentarsi di questa cosa. Ragazzi, oggi siamo qui per questo video dove parliamo un po' del calciomercato della Salernitana, visto che comunque vi dico non parlerò più della Serie B, parlerò in questo canale solo ed esclusivamente della Salernitana. A breve potrebbe esserci anche un altro video dove dirò delle novità e quindi mi raccomando, tenetevi aggiornati, iscrivetevi al canale, lasciate un bel pollicione in su e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati, perché quella squilla e vi manda direttamente proprio sul mio canale. Allora ragazzi, parliamo un po' del mercato della Salernitana, un mercato che procede, se dobbiamo dirlo, a ritmi un po' rilenti, perché per la situazione della Salernitana secondo me il mercato dovrebbe essere un po' più veloce, no? Perché secondo me la Salernitana necessita di adesso altri due elementi, perché comunque è stato preso dall'Udinese Mahmoud Koulibaly, centrocampista centrale che tra l'altro è passato anche tra le file del Pescara, ha giocato l'anno scorso al Trapani, ma anche una mezza esperienza alla Virtus Sentella. Un buon giocatore Koulibaly che piace molto a Castori, che è sempre quasi stato con Castori, quindi ci aspettiamo tanto da lui. Le sue prime dichiarazioni sono state: mi ha mandato Zeman, non la società dell'Udinese, quindi già si è fatto un po' di scalpore su questo. E quindi comunque siamo contenti per questo acquisto, non mi lamento, è un acquisto da 8 perché sinceramente è un buon giocatore. Poi aprendo una piccola parentesi, raga, lo Tito può fare tutto quello che vuole, però alla fine le ultime decisioni le prende sempre lui. Io non lo so poi che cosa succederà, se poi sulla partita col Pordenone c'entra anche lui. Cioè ragazzi, quindi io non mi metto su questi panni e vado avanti con il mio discorso. Quindi lo Tito, si parla addirittura di una cessione che però molte volte è stata smentita, forse a quelli di Real Sud, forse al Della Valle. Cioè, io non, sinceramente non lo so, se poi la Salernitana adesso è già stata venduta, quindi io questo non lo posso sapere sinceramente. Scusate se ci sono i rumori, stanno facendo i lavori. Allora ragazzi, parliamo un attimo della situazione quindi mercato, con Koulibaly, nuovo giocatore della Salernitana in prestito con diritto di riscatto, e quindi ok questo. Parlando invece di situazioni non di mercato ma di rinnovo, è molto vicino il rinnovo di Ciccio Di Tacchio e di Valerio Mantovani. Entrambi hanno espresso la volontà di voler rimanere a Salerno nel club campano, e quindi evidentemente la società rinnoverà questi due contratti, anche perché diciamo non ci sono tante richieste, almeno per il capitano Granata. Mantovani comunque non è mai stato messo in vendita, quindi non si può sapere adesso se c'è proprio una pretendente su di lui, però entrambi dovrebbero rinnovare, ecco. Ritorniamo a parlare invece di mercato, la Salernitana che comunque necessita assolutamente di un esterno sinistro, dopo poiché comunque è partito Baraye, che è andato a giocare, se non erro, all'Avellino, vi confermo adesso. Aspettate soltanto un attimo, Joel Baraye, sì, è andato a giocare nell'Avellino. Quindi la Salernitana necessita assolutamente di un esterno sinistro. Lui comunque non ha mai preso diciamo la casacca granata, non ha mai avuto neanche un piccolo una piccola opportunità di giocare, quindi Baraye che ha fatto subito le valigie ed è andato via. Questi sono gli unici due affari della Salernitana. Baraye che va all'Avellino, Baraye che sinceramente non mi è mai piaciuto, però ecco, va all'Avellino. Dunque la Salernitana ha bisogno adesso di un esterno sinistro assolutamente. Il primo nome sicuramente
in pole position, diciamo, c'è Paiaz, però sicuramente chiede un ingaggio altissimo, 650.000 euro all'anno, e vi ho detto tutto. Si parla però anche in queste ultime ore di Gaudio, vorrei, la Salernitana invece vorrebbe chiudere, sempre come esterno, però stavolta a destro, che può giocare anche a sinistra, vorrebbe chiudere per Carretta, ma il Cosenza non ha dato il via libera, perché comunque Carretta è uno degli uomini leader dei Lupi, e quindi potrebbe anche saltare l'operazione. È molto difficile, proprio perché la squadra calabrese non vorrebbe darcelo, praticamente vorrebbe tenerselo per salvarsi, perché comunque adesso il Cosenza si vuole comunque, come si dice, vuole comunque rinnovarsi, vuole prendere nuovi giocatori, quindi la vedo un po' difficile l'operazione Carretta. Se viene, sono contento, perché comunque è un giocatore, sì, 31enne se non erro, vi dico subito, Mirko Carretta, giocatore, sì, 30enne praticamente, fra poco 31enne, quindi diciamo... è un giocatore così, ma è molto, secondo me, forte e può fare la differenza in Serie B. È molto forte, quindi sarebbe una buona operazione. Però in cambio il Cosenza di Carretta vorrebbe chiedere Casasola. Casasola che però è un pupillo di Castoria, anche lui, e potrebbe non andare via, proprio perché è multiruolo, cioè può fare più di un ruolo. Quindi Casasola potrebbe non lasciare la Salernitana, ahimè, perché mi sarebbe piaciuto levarmelo davanti Casasola, perché sinceramente è un giocatore che non mi piace. E poi non lo so, ragazzi, Casasola non mi convince. Poi si parlava, come ho detto, di Gaudio, ma l'affare di Gaudio è molto difficile. Si parlava addirittura di un ritorno di fiamma di Gigi Vitale, ma assolutamente sono state smentite le voci. Si è parlato anche di Liotti e di Lisi, rispettivamente delle squadre Regina e Pisa, ma entrambe le squadre hanno rifiutato. Allora, Lisi ha rifiutato poiché è uno dei giocatori più importanti del Pisa, quindi il Pisa farebbe un affare a perdere praticamente. Mentre invece Liotti, diciamo, era in uscita quando sedeva sulla panchina della Regina il tecnico toscano, che è stato di qui a poco esonerato, quindi adesso con Baroni, nuovo allenatore della Regina, sono cambiate un po' di cose, quindi Liotti potrebbe essere un punto fermo che dovrebbe restare quindi alla Regina. Diciamo, il mercato della Salernitana più o meno, ragazzi, è questo, ma si parla adesso anche di un attaccante, in pole position c'è Stefano Pettinari, ex Lecce, ma si parla comunque di Moncini, che però non vorrebbe scendere in Serie B. Si è parlata addirittura di un nomaccio che è Sebastiano Esposito dell'Inter, cioè davvero un grande nome, nomaccio in questo senso, un nome molto caldo, però il Brescia e la Cremonese sono in vantaggio rispetto al club di Via Allende, quindi comunque l'interesse principale è quello di su Pettinari e Moncini. Però comunque sono due attaccanti di livello che dovrebbero giocare titolari, però non vi saprei dire sinceramente. Quindi vi ho detto, Esposito dovrebbe andare un club fra Brescia e Cremonese, mentre invece Pettinari interesserebbe a Cremonese, Cosenza e proprio alla Salernitana. Quindi interesserebbe lui, ragazzi, l'ultimo nome è questo. E quindi, ragazzi, ma invece in uscita, inoltre dobbiamo dirlo questo, che potrebbe assolutamente partire Alessandro Micai verso il Vicenza, che necessita assolutamente di un portiere, ma si è fatto avanti anche il Pisa, vedremo un attimo. Quindi, ragazzi, questo video può terminare qui, è venuto abbastanza lungo, spero che vi sia piaciuto, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!